I vichinghi sul Po, tranquilli però, nessuna invasione, nessun cortocircuito temporale stile Ritorno al futuro, ma una rievocazione che, dalle parti di Bortolino a Viadana, ha affascinato, richiamato curiosi e perché no, pure insegnato un po' di storia norrena con grande attenzione ai dettagli. E per quello che riguarda l'ambito storico, i gruppi di rievocazione con i partecipanti hanno fatto 2 giorni e mezzo di attività di ricerca, vita da campo, dimostrazioni di combattimenti, attività artigianali e tutto quello che riguarda il contesto storico vichingo presentato e descritto al pubblico, quindi sia l'aspetto bellico, sia quello civile, sia quello militare. Ottava edizione per una rievocazione storica che coinvolge gruppi da tutta Italia, comprendendo anche, grazie a una rete di amicizie consolidate, partecipanti dall'estero. I gruppi vengono da tutta Italia perché sì. Oltre a qualche partecipante straniero tra amici, conoscenti così, e i gruppi, quest'anno abbiamo avuto 15 gruppi di rievocazione, circa 200 persone, e sono venuti da Roma e zone vicine, dal Trentino, dal Tirolo, più liberi rievocatori non associati in gruppi che sono comunque venuti da tutta Italia. Buona pure la partecipazione di chi si è affacciato in zona Bortolino con una peculiarità ricercata dagli organizzatori. Qualche migliaio di persone, penso, Sì. nell'arco della manifestazione. Ovviamente persone interessate, abbastanza inserite, insomma, in questo circuito. Abbiamo cercato di fare una manifestazione in cui dare molto, molto rilievo agli aspetti storici e molto poco rilievo al contorno, insomma. Capito. Abbiamo cercato sempre, sin dalla prima edizione, di mantenerlo in questa ottica.